E adesso entriamo nel secondo capitolo di questa nostra storia, quando Federico II rimanda per anni la crociata e non rispetta gli impegni presi con il Papa. Nel 1187 Saladino conquista Gerusalemme. Da quel momento la preoccupazione principale del Papa e di tutti i sovrani cristiani è riconquistarla. Anche Federico è coinvolto nelle crociate in Terra Santa. Lo Stupor Mundi, l'uomo che per intelligenza, cultura, curiosità intellettuale stupisce i suoi contemporanei, viene percepito come il monarca che potrà sconfiggere gli infedeli. Federico però prende tempo e, pressato da altre urgenze nel Regno di Sicilia, lascia che si consumi il fallimento della Quinta Crociata. Quando la situazione precipita per mancanza di aiuti, la responsabilità della sconfitta ricade in gran parte su di lui. Intenzionato a rifarsi, l'imperatore, nel marzo del 1223, progetta con il Papa nuovi piani per una spedizione prevista dopo 2 anni. La flotta che si impegna a realizzare è imponente. 50 navi da trasporto per imbarcare crociati e cavalli e un centinaio di galee. Nel frattempo il Papa tenta di sensibilizzare i sovrani europei e lo stesso re di Gerusalemme, Giovanni di Brienne, giunge in Europa in cerca di aiuti. Giovanni è in realtà solo il consorte della regina Maria, legittima erede al trono. Dopo il disastro della Quinta Crociata vuole riscattarsi e nella pianificazione della nuova crociata gioca una carta vincente. La figlia Isabella, diventata regina alla morte della madre. Nel 1223 Federico è già vedovo dell'amata Costanza e Giovanni gli offre in moglie Isabella. Sposandola, Federico acquisterebbe il titolo di re di Gerusalemme e la città santa avrebbe il protettore di cui ha bisogno, il massimo signore dell'Occidente. Mentre i preparativi per la crociata vanno avanti, i tempi si allungano e la partenza viene rimandata. Quando finalmente a Otranto Federico è pronto a imbarcarsi, si ammala e resta a terra. È l'estate del 1227. Il Papa non è più Onorio III, ma Gregorio IX, che non crede alla malattia dell'imperatore e lo scomunica. Da quel momento in poi, accanto all'immagine dello Stupor Mundi, prende forma quella dell'Anticristo, come testimoniano le parole di Fra Salimbene. E questo Federico fu uomo pestifero e maledetto, scismatico, eretico ed epicureo, che ha corrotto tutta la terra. Professore, non ci si raccapezza con questa faccenda del rapporto fra Federico e i papi. Prima Innocenzo III che lo prende sotto le sue cure, poi Onorio III che lo insedia o accompagna, anche se con qualche esitazione, ma poi addirittura si passa con Gregorio IX alla scomunica. Ma la Chiesa ha una sua continuità nella politica o ogni papa va per conto suo? Ma in realtà, diciamo, dal punto di vista di Gregorio IX, che sarà stato anche più prevenuto, però delle ragioni c'erano. Qui ogni papa si trova un Federico diverso, Innocenzo III si trova un bambino. E allora l'idea, questo bambino me lo allevo io e ne farò esattamente quello che serve a me, ecco. Onorio ci crede ancora, anche se il ragazzino ormai è cresciutello, ma finché è un ragazzino, ecco, bisognerà poi metterlo alla prova quando è al potere. Ora, Federico alla crociata non ci va. È difficile oggi dire non ci va perché era così moderno che aveva capito che la crociata era una cosa sbagliata. Si è ammalato a un certo punto, invece il Papa in quel momento manifesta che non crede alla malattia, che quello è un traditore, c'è una sorta di... prevenzione, può darsi che ci sia una prevenzione, può anche darsi che il certificato medico non fosse così convincente, noi quello non lo sappiamo. Non mi prenda in giro. Ma una crociata era una roba complicata, mentre la prepari, non sono più i tempi della prima crociata, che basta dirlo e la gente si mette in cammino e va a Gerusalemme a piedi. Queste sono spedizioni di un mondo complesso, costano un sacco di soldi, mentre l'altro la prepara, secondo me, ti accorgi già,
se ci crede fino in fondo. O no. Francesca Fanelli sa tutto di questa crociata. No, vorrei riconsiderare, insomma, la figura di Federico all'interno del contesto della Quinta Crociata, perché come abbiamo visto anche dal filmato, la responsabilità del fallimento è stata attribuita per la maggior parte a lui. Ma in realtà, secondo me, bisogna anche riflettere sulla strategia fallimentare del Cardinal Pelagio. Era lui che aveva le decisioni in quel contesto. Oh, bravo Fanelli, ecco di chi è la colpa, del Cardinal Pelagio. No, bisogna dire che il sultan neoeletto Malik al-Kamil aveva più volte consegnato Gerusalemme ai crociati, perché lui aveva una condizione disastrosa sul suo territorio. Però Pelagio imperterrito negava, perché aspettava l'aiuto di Federico e mirava all'Egitto, ovviamente. Mi sembra perfetto, una ricostruzione perfetta. Infatti, diciamo questo, sono in un momento storico in cui non ne possono più delle crociate. Quelli che devono organizzarle, combatterle e metterci i soldi non ne possono più. Tanto l'imperatore Federico II da una parte, quanto il sultano al-Kamil dall'altra. E allora, e sono anche i momenti in cui compare qualche dubbio nel mondo cristiano, per esempio, sul fatto che l'intero concetto di crociata abbia senso. Un grande contemporaneo di Federico II è Francesco d'Assisi, il quale va lì durante proprio la crociata precedente e va a parlare con i musulmani, ecco, per convertirli, ben inteso, perché anche per Francesco noi abbiamo ragione e loro hanno torto, però non con la spada. Allora, in questo clima, certamente, dei sovrani particolarmente intraprendenti e originali come Federico e al-Kamil possono concepire l'idea di dire: ma dopo tutto potremmo anche metterci d'accordo. Tra l'altro, i musulmani sono disposti a dare Gerusalemme, che poi, se ho capito bene, dare Gerusalemme significa dare un gruppo di case. Si tratta di fare una specie. Come sempre nella storia sono difficili queste cose, eh? Le città libere, le città aperte, che sia Fiume o Danzica o Gerusalemme, di solito portano grandi guai. Però in teoria l'idea era quella: tutti ci possono andare, ma tu non puoi insegnare ai popoli per due secoli che quelli sono i maledetti infedeli, i cani infedeli, e li devi sterminare, e poi all'improvviso annunciare che abbiamo cambiato idea e d'ora in poi passeggeremo insieme per i viali di Gerusalemme. Non ci si riesce oggi a condividere Gerusalemme. Abbiamo visto alcune criticità, mettiamola così, di Federico II. Adano Dacchione, parliamo degli aspetti positivi, di quelli della fioritura di questo mito. Federico è una persona che ha stupito i suoi contemporanei e secondo me ancora oggi tutti quelli che lo studiano. Se pensiamo all'architettura federiciana, mi viene in mente Castel del Monte in Puglia, che è uno dei castelli più belli sul territorio italiano. Se pensiamo alla fioritura anche in ambito medico, grazie a lui c'è stato un nuovo slancio alla scuola di Salerno, in cui furono studiati anche i testi della sapienza araba. Federico infatti studia anche i testi di Aristotele, di Avicenna, che si fa tradurre dall'arabo, parla l'arabo. Sotto di lui, all'interno della corte siciliana, nasce la scuola poetica siciliana, che oggi ci ha lasciato il sonetto di Jacopo D'Alentino. Emanuele Rocchetti. Proprio sulla scuola siciliana, lui fa sviluppare questo movimento poetico nel suo regno di Sicilia, principalmente a Palermo, e tra l'altro prende le prime mosse proprio nel Palazzo della Favara, che è una struttura, un edificio stupendo, ma islamico. E questa scuola porta avanti, celebra l'amore. Tantissimo, i poeti parlano di amore e basta, non si parla di guerra, di pace, non si parla di altro, ma di amore. Quindi in questo contesto siciliano è stato anche riletto come allegoria di questo amore incondizionato verso la donna, come allegoria della sottomissione dei vassalli al sovrano, perché in quel periodo Federico stava anche accentrando il suo potere come regnante. Molta carne al fuoco. Allora, intanto le strutture architettoniche, quelle ci sono, rimangono e sono una testimonianza di qualcosa di eccezionale. E poi l'amore, che tipo d'amore era quello di cui si parlava alla corte di Federico II? È un gioco letterario, però è un gioco letterario che ha un significato politico. Può avere il significato politico che diceva Emanuele Lucchetti, e cioè il fatto che quando il cavaliere si umilia davanti alla sua dama e la serve a costo della vita, in realtà si sta parlando del servizio che deve al suo signore o al re. Questo è un discorso che nel commentare la letteratura d'amore medievale si è sempre fatto, anche prima di Federico II. Può esserci quindi questo. Ma io direi che c'è anche qualcosa di più.
se Federico II stupisce il mondo è perché non sono abituati a vedere un re che si interessa di poesia, di architettura, di scienze naturali, che scrive un trattato sugli uccelli. Poi scrive un trattato sugli uccelli perché va a caccia come tutti i re, ma lui è l'unico che li studia, li classifica, li descrive, li analizza. Il fatto che il re scriva poesie in altre culture è normale. Uno scià persiano o più tardi un sultano ottomano scrivono poesie per obbligo praticamente, poesie d'amore per belle ragazze o per giovanotti, a seconda dei casi. Ma nel mondo cristiano occidentale è meno comune la cosa. Anche lì c'è forse di nuovo l'eredità araba. Proprio su questo si può dire che Federico II va molto oltre la sua epoca, cioè semina qualcosa che ritroviamo due secoli dopo, tre secoli dopo, in strutture non feudali. È un, Questa è appunto la discussione che da sempre c'è intorno a Federico per sapere se sia un uomo eccezionale del suo tempo o un uomo del futuro, in un certo senso. Io credo che ne pensa? Ogni singola cosa che ha fatto Federico la poteva fare qualcuno del suo tempo. E Federico ha stupito anche, non per esempio, Federico si interessa di filosofia, ma non è un grandissimo filosofo. A noi lascia esterrefatti perché pone dei quesiti su Aristotele e scrive al sultano del Marocco dicendo: per piacere, parlane con i tuoi dotti e rispondetemi. Dopodiché noi abbiamo anche le risposte dei dotti musulmani, i quali rispondono a Federico dicendo: le domande che hai posto sono molto rozze, sono cose che anche un bambino dovrebbe sapere, ma si sa che voi cristiani siete un po' indietro, quindi adesso ti spiego. Non è un mostro della filosofia, però è un sovrano così poliedrico che agli occhi dei suoi contemporanei lascia esterrefatti, e lascia esterrefatti anche noi, ma secondo me rimane un uomo del suo tempo. E adesso le farò vedere.